Beh, il nostro movimento che tiene tanto al sud, alla valutazione di un'indipendenza anche di questo sud, non può non discutere dell'Europa e non si può non discutere dell'euro. Stasera qui a Scafati lo fate, cercando di spiegare, insomma, vantaggi e svantaggi, ma soprattutto, insomma, quest'idea di poter fare a meno dell'euro. Allora, praticamente questa sera parliamo di macroeconomia. Introdurrà questo argomento fornendo alcuni dati elementari, proprio un'alfabetizzazione in questa materia, il professore Maiolino. Allora, noi, le nostre associazioni, Unione Due Sicilie, Nova Marra e la Sveglia di Poggiomarino, si sono impegnate per far arrivare a Scafati questo professore che illustrerà al pubblico in modo abbastanza semplice, elementare, le tematiche più importanti, gli elementi più importanti di questa tematica, di macroeconomia che è il monetarismo. Qual è come movimento, la vostra idea, la vostra opinione sull'euro? La nostra opinione sull'euro è un'opinione, diciamo, è negativa. Noi però, come dire, non è importante la nostra opinione, sono importanti i dati, sono importanti le riflessioni e le opinioni di grossi economisti. Ormai gli euroscettici non sono così pochi, sono diventati diciamo abbastanza numerosi e tra le fila degli euroscettici ci sono delle persone che hanno delle grandi competenze. E quindi occorre a questo punto ascoltarli perché magari si può trarre qualche suggerimento importante. Ma la cosa importante è che la gente dovrebbe capire almeno gli elementi fondamentali, la base del monetarismo. Se riesce a capire questi elementi base, forse anche la gente si rende conto che non è così diciamo, banale parlare di uscita dall'euro. A ospitare il convegno è l'associazione Nova Marra, insomma, come mai questa idea? Lo sai perché ci siamo visti già altre volte per altre situazioni, quindi siamo legati al territorio per quanto riguarda alcune tradizioni, però in questo caso andiamo un pochettino oltre per quanto riguarda proprio la questione monetaria. Abbiamo deciso di ospitarla perché se ne parla sempre di più in questo momento, quindi parlare dell'euro, di problematiche dell'euro, secondo me è una cosa che dovrebbero fare tutte le associazioni e Nova Marra in questo caso ci sta mettendo l'anima. Si parla di euro, è un tema molto caro agli italiani, se ne sta discutendo anche a livello nazionale, ma professore, lei che cosa ci suggerisce? Dobbiamo continuare ad insistere con l'euro o uscirne? E come uscirne? Il problema non è euro sì o euro no, il problema è acquisire la sovranità monetaria. Bisogna che che altri privati stampino moneta indebitandoci. Noi possiamo anche usare l'euro a condizioni convenute con gli altri paesi, ma dobbiamo essere noi a stampare. Poi con una tecnica che io chiamo del TIN, tasso di interesse negativo, riusciamo ad emettere moneta senza far indebitare lo Stato. Questa spiegazione sarà oggetto di questo incontro. C'è anche un video sul web, Paolo Maiolino con la J, MAJ di Jolly Olino, TIN, tasso interesse negativo, 8-9 minuti, non di più, e si spiega in modo semplice, perché provo a parlare di economia, dico per farmi capire anche dalla signora Maria, perché sono i cittadini e il popolo che deve capire questa truffa enorme che ci sta impoverendo. In questo le faccio una domanda un pochettino più larga, legata anche alla politica. Lei cosa pensa di quanto è successo sul decreto IMU Banca Italia? Il discorso delle banche c'entra comunque con l'euro e questa ricapitalizzazione è un po' nascosta, secondo lei? Insomma, quale opinione ha su questo fatto? Parlerò esattamente, dedicherò una parte di questo incontro proprio a spiegare il furto che stanno perpetrando, ma la prima parte della domanda mi impone di chiarire che c'è chi governa e dispone, poi a controllare c'è l'informazione e c'è l'opposizione. L'informazione
è purtroppo, e dico purtroppo, piegata e pagata ai poteri forti. Resta l'opposizione, ma quando l'opposizione è tagliata, ghigliottinata, come ha fatto la Boldrini, tra l'altro la ghigliottina è prevista solo al Senato e non alla Camera, ma di questo se ne potrà parlare. E allora quando anche l'opposizione, quando anche all'opposizione non è dato di parlare, io giustifico la reazione del Movimento 5 Stelle, perché se io non facessi parlare l'altro, e l'altro sa che parlando porta a conoscenza dei cittadini il problema, e allora è un'esasperazione. E devo dire che con la solita strategia furbizia hanno messo insieme due cose, l'IMU e la legge sulla patrimonializzazione, o meglio sulla ricapitalizzazione della Banca d'Italia. Non c'era motivo di metterli insieme, perché non c'è fretta per la Banca d'Italia, possiamo farlo fra un mese, fra due, mentre scadeva il problema dell'IMU, che era dei cittadini. Ecco, questa falsità nella comunicazione, si dice che i media assiepati ai poteri forti fanno passare, confondono i cittadini. Per le banche non è un buon momento. Come fanno le banche ad aiutare i cittadini ma non aiutano i cittadini, e per di più si trovano in una condizione piuttosto critica per voler essere, diciamo, buoni? Le banche non hanno liquidità, ma è una guerra fra banche. Basilea 3 ha determinato che tutto quello che sono definiti titoli tossici, derivati, forse è più comune questo termine, quello che sono titoli spazzatura, non possono più essere considerati validi per il patrimonio della banca. E allora cosa necessita? Necessita che le banche trovino come sostituire, e lo hanno trovato nel capitalizzare la Banca d'Italia, rendere un capitale sociale minimo a 7 miliardi e mezzo, non mettendoci il denaro loro, perché questi 7 miliardi e mezzo, e non è detto, e forse se avessero fatto parlare i cittadini parlamentari del Movimento 5 Stelle si sarebbe saputo, questi 7 miliardi e mezzo vengono presi dalle riserve statutarie della Banca d'Italia. Care telespettatrici e telespettatori, li prendono dalle nostre tasche. È una vergogna. Oggi a Scafati un incontro importante, uno perché si è visto un PD compatto, e due per un progetto che voi già da giorni state analizzando in maniera non positiva, che è quella del grande degli interventi sul fiume Sarno. Tre punti: perché no questo progetto? Lei ha colto i due punti fondamentali di questo incontro pubblico con la stampa di stamattina. Il primo, legato a un progetto, quello del grande fiume Sarno, che non ci piace. Non ci piace perché ci sembra un progetto vecchio, che non guarda al risanamento ambientale del fiume Sarno, un progetto di mera movimentazione terra, un progetto vecchio, anni 80, interessato solo a portare sul territorio una grande colata di affari, di soldi che probabilmente finiranno per ingrassare le tasche di qualche studio professionale per i contenziosi che ci saranno. Non ci piace perché non è un progetto di risanamento del Sarno, e qui diventa particolarmente stridente a Scafati questa questione, perché pare che vogliano fare un centro dell'eccellenza per malattie respiratorie proprio in uno dei luoghi più inquinati della Campania. E infine, come lei ha detto, il significato politico. C'erano tre candidati sindaco dell'ultima tornata elettorale, c'era il Partito Democratico, c'era un'unità di intenti di un bel gruppo di consiglieri comunali, che ci lascia ben sperare su una ritrovata unità che a partire da stamattina dobbiamo mettere in campo. Lei ha anche fatto un appello, non solo Scafati ma anche gli altri comuni, le altre opposizioni o nel caso di governo, gli altri governanti dovranno intervenire su questo progetto. Sì, fare la stessa cosa che è stata fatta a Scafati, chiedere ai consigli comunali, discutere nei consigli comunali e nelle città dell'agro nocerino sarnese di questo progetto, aprire
una campagna innanzitutto di informazione e di comunicazione, renderla pubblica, consentire a tutti, al di là dei social e della rete, di intervenire nel merito, di vedere di che si tratta, in modo che poi quando ci saranno più tasse da pagare i cittadini sapranno perché, che cosa è successo. Consigliere, stamattina lei si è fatto promotore di questo incontro che, partendo da una questione tecnica, strutturale come quella del grande progetto Sarno, però in realtà ha visto riunito forse dopo tanto tempo il PD Scafatese. Sì, mi sono reso promotore di questa iniziativa tecnico-politica nell'interesse della città, nell'interesse dell'opposizione, nell'interesse di tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti di questa città. Mortificata dal silenzio dell'amministrazione, dal colpevole, dal doloso silenzio dell'amministrazione su una questione decisiva e importante per tutti quanti, quella del grande progetto Sarno. Si tratta di un'opera di riqualificazione idraulica che vede il coinvolgimento di denaro pubblico che sarà come dire, dispensato nei confronti delle società che saranno occupate del progetto, cioè di Arcadis, che è questa società di strumentale della Regione Campania, gestirà questo progetto, e sarà soltanto un progetto che farà bene ai contenziosi, agli studi tecnici, agli studi legali, ma non all'ambiente, quindi non al popolo, non alla popolazione. Voi avete proposto che porterete questo in consiglio comunale, avete chiesto di parlarne in consiglio comunale. Ci siamo resi conto che il comune di Scafati è stato assente alle riunioni convocate appunto dalla regione e dall'Arcadis in sede partecipativa, non ha partecipato alle conferenze di servizio, e noi ci siamo chiesti il perché. Quindi riteniamo che bisogna discuterne di questi problemi nella sede istituzionale, nella sede naturale, che è quella del Consiglio Comunale. Allora chiederemo al Comune, all'amministrazione, ad Aliberti, agli assessori, ai consiglieri di opposizione, perché non hanno fatto osservazioni al progetto, perché non hanno discusso del progetto, perché non hanno portato a conoscenza della città di questo progetto. E lo abbiamo fatto come opposizione di centrosinistra, quindi le forze democratiche della città. Possiamo dire che si tratta di prove tecniche di unità, e questa è la dimostrazione che il centro-sinistra sta dalla parte dei cittadini. Mariano Falcone, Comunità Organica di Popolo, indice una conferenza stampa per un motivo legato alla Terra dei Fuochi, perché ci sono in tanti che hanno cercato di difendere il territorio e non è giusto che vengano poi dimenticati ai loro problemi giudiziari per una resistenza passiva. Sì, questa mattina abbiamo indetto questa conferenza stampa in collaborazione con il Centro Nazionale Sportivo Fiamma per rendere attuale una problematica molto grave che sta vedendo alcune persone rischiare penalmente. Nel 2007 a Giugliano c'è stata una rivolta popolare per difendere il proprio territorio dal conferimento di rifiuti che era fatto in modo arrogante. Oggi, con il pentimento di qualche camorrista, abbiamo saputo che nella Terra dei Fuochi, di cui Giugliano in Campania fa parte, erano anche sotterrati dei rifiuti pericolosissimi per la salute delle persone e per l'ambiente. Uno di questi è Antonio Arzillo, commissario regionale del Centro Nazionale Sportivo Fiamma, con il quale stamattina faremo la conferenza stampa, che è stato rinviato a giudizio per interruzione di pubblico servizio. Riteniamo che per chi ha difeso il proprio territorio in modo non violento non sia giusto che ci siano dei provvedimenti penali, che sono comunque giusti per coloro che l'hanno fatto in modo violento e usando armi di qualsiasi genere. La proposta che lanciamo oggi è quella di un provvedimento di grazia per coloro che, rinviati a giudizio, processati o condannati, stiano avendo dei problemi giudiziari per aver difeso la propria terra. Un provvedimento di grazia che dovrebbe essere dato dalle istituzioni, dimostrando così di essere vicini nei fatti alla gente che ha difeso il proprio territorio. È un paradosso. Lei sta vivendo, insomma, un brutto percorso giudiziario per
essere stato protagonista di resistenza passiva per difendere un territorio. Ad oggi veramente sono ufficialmente un condannato. Nel caso specifico, come dicevo, nel 2007, poi ci sono stati tutta una serie di casi successivi e anche precedenti, però precedenti sono andati in prescrizione. Nel caso specifico mi si accusa di aver fatto resistenza passiva, di aver proibito a un pubblico servizio di essere effettuato, con l'aggravante di era un'utilità nazionale, cioè quella di far scaricare sul territorio nostro, nel caso di Giuliano, ma comunque parliamo di un territorio che può essere, la mia storia può riguardare un po' tutta la Campania, no? Ognuno di noi in passato, negli anni trementi dell'emergenza rifiuti, si è trovata a fronteggiare questo problema e noi ci stavamo lì a difendere il territorio, convinti che c'era qualcosa che non andasse, convinti che praticamente la nostra sensazione è che quelli non erano solo rifiuti solidi urbani, ma erano anche rifiuti speciali. Oggi, nonostante che noi abbiamo ragione, nonostante che Carmine Schiavone è diventato una star e comincia a raccontare la verità e dire effettivamente lì c'erano rifiuti speciali, rifiuti tossici del nord, che oltre alla camorra che faceva affari illegali c'era anche uno Stato che molto spesso era connivente con le aziende del nord per far scaricare il nostro territorio, a noi viene chiesto il conto, io vengo condannato, ma come me tantissimi altri, e mentre loro, Carmine diventa una star e tutti il resto, i responsabili reali di quei procedimenti sono prosciolti, quindi siamo nel totale paradosso, non possiamo neanche accettare oltre il danno anche la beffa e tutto quello che ne consegue. È tutto quel territorio inquinato, ci sono tanti contadini che oggi continuano a produrre ma hanno il problema che vengono boicottati i prodotti. Spieghiamo bene, insomma, lei che ha vissuto, vive pienamente, insomma, la situazione. Tieni presente che nell'opinione pubblica la terra dei fuochi non viene identificata con un singolo territorio, quindi facilmente la inquadrano con tutta la Campania e questo è il dramma. Cioè tutta l'agricoltura campania sta subendo l'ennesimo anche loro attacco. Cioè come il mio era un paradosso legale, loro hanno un paradosso economico. Cioè abbiamo contadini che hanno resistito negli anni al guadagno facile di trattare con i rifiuti, di cedere le loro aziende, hanno resistito con noi a bloccare, cioè erano agricoltori con i loro trattori, con i loro mezzi, i loro braccianti, perché volevano continuare a lavorare onestamente il proprio terreno e allora hanno resistito danneggiandosi economicamente. Oggi vengono danneggiati dall'opinione pubblica che è convinta che tutti i prodotti agricoli del territorio sono danneggiati, sono appartengono alla terra dei fuochi, sono inquinati e la sensazione, gli ultimi sondaggi, è che nessuno può più comprare i prodotti agricoli by Campania, cioè non è che guardano perché vengono dal territorio di Giuliano dove io abito, ma qualsiasi territorio che sia marcato dalla Campania, per loro è tutto inquinato. E questo crea il doppio errore. Contadini che hanno resistito al denaro facile oggi vengono danneggiati perché non gli si dà neanche la possibilità di premiarli. Cosa è cambiato? Adesso arriva l'esercito, parte la bonifica, tanti soldi di nuovo su quel territorio, dopo c'è ancora l'ombra della malvivenza attorno a questi appalti che ci saranno, il territorio come è cambiato? Sente di più questo problema? Vedi, quando sono stato per la prima volta è nato il mio caso e stava diventando assurdo perché pensavo che era un episodio finito, cioè ormai era impensabile che la magistratura mi rinviasse al giudizio e un processo d'appello quando pentiti, altri processi, altre situazioni davano ragione a quello che dicevamo. Oggi la terra dei fuochi è diventata una moda e quando diventa una moda mi preoccupo sempre, mi preoccupo perché stanno girando troppi soldi e quando girano soldi ci sono gli interessi economici sia legali che illegali. E il fatto che l'esercito venga può essere una garanzia, ma purtroppo la maggior parte delle opere verranno date a tutta una serie di meccanismi locali o anche grandi consorzi che hanno dimostrato di non essere inclini a chiudere i rapporti con la camorra. Quindi questi non solo in passato hanno guadagnato, oggi ci riguadagneranno di nuovo. E non dimentichiamoci che quando negli anni passati ci accusavano di essere fiancheggiati dalla camorra perché volevamo bloccare le discariche, oggi si sa quello che dicevamo noi, che la camorra era quello che forniva i mezzi di trasporto per scaricare nelle discariche. La camorra faceva affari con pezzi dello Stato che non rappresentavano dignitosamente lo Stato, ma i loro interessi, ma con loro trattavano.
temo che sia succeda anche oggi. La moda, il fatto di essere tutti dignitosamente anti-camorra, tutti dignitosamente, non credo. La moda porta sempre qualcosa di negativo. All'inizio eravamo 50 di noi, oggi vedo migliaia e migliaia di persone, questo è positivo, ma c'è la sensibilità per comprendere effettivamente il problema? Ho qualche dubbio. Raffaele De Luca, Pompei Cinema Festival, lei ha per le mani la prima del Colossal Pompei, e si terrà molto ovviamente all'Odeon di Scafati come viene comunicato, ma in realtà la città di Pompei si chiede come mai questa scelta. La scelta di presentare il film Pompei viene dal fatto che il 20 febbraio il film sarà distribuito in tutte le sale cinematografiche ed esclusivamente nelle sale cinematografiche, per cui in collaborazione con l'Odeon si è pensato di valorizzare questo film nel nostro territorio. Ovviamente capisco che Pompei sarebbe stata la location più importante in questo momento, però purtroppo dobbiamo prendere atto che Pompei non ha una sala cinematografica e purtroppo c'è bisogno di una sala cinematografica per poter trasmettere un film oggi, dal 1 gennaio, in digitale. Per cui la scelta del Pompei Cinema Festival, quello di fare la prima a Scafati, viene dal fatto che Scafati ha una sala cinematografica più vicino a Pompei e noi, come associazione culturale che rappresenta il Pompei Cinema Festival, abbiamo pensato di valorizzarla a Scafati. Chiaramente per marcare il concetto, lei prima mi spiegava che effettivamente insomma non è solo all'Odeon, ma in realtà le sale cinematografiche avranno in distribuzione per proiettare Pompei, quindi insomma non è tra virgolette uno sgarbo alla città di Pompei. No. Il 20 febbraio è in prima in tutta Europa, penso, in Italia di sicuro, in tutta Europa, il 21 negli Stati Uniti, per cui noi il fatto di averla a Scafati vicino a Pompei ci valorizza un pochettino, ma sarà vista in tutta Italia nello stesso momento, per cui è una visione italiana cinematografica, per cui esclusiva Pompei Cinema Festival solo perché stiamo vicino a Pompei. Lei comunque sta cercando di lavorare per creare qualche cosa collaterale che coinvolga maggiormente Pompei? Sì, diciamo che il nostro operato andrà per il festival, per cui a settembre faremo in modo che al festival ci sarà qualcuno del cast del film, se non possiamo anche trasmetterlo. Nel frattempo stiamo cercando di lavorare per qualcosa che sia abbinato a Pompei e possa avere la sua importanza come Pompei ha bisogno di avere. Marianna Di Paolo, giornalista del Gazzettino Vesuviano. A pochi giorni dall'uscita del film di Pompei, essendo appunto Pompei all'oscuro di tutto, che opinione si è fatta? Allora, la mia opinione personale è che questa grande occasione per la città di Pompei, perché comunque parliamo di una produzione cinematografica che peraltro porta il nome dell'omonima città moderna, arriva forse in un momento storico in cui la città è distratta da varie vicissitudini. Ci sono infatti state nel passato recentissimo turbolenze non solo a livello politico ma anche, diciamo, a livello proprio imprenditoriale e commerciale. Quindi personalmente io ritengo che forse il tutto si possa spiegare in questo modo, cioè magari con una coincidenza che non è stata proprio felice. Sicuramente da cittadina anche pompeana, oltre che giornalista, mi incresce non poco il fatto sapere che comunque la presentazione di questo trailer, della versione italiana ufficiale di questo film, peraltro prodotto dalla O1 Distribution, quindi una casa di produzione leader nel settore, mi rincresce il fatto che non sia stato presentato a Pompei. Sicuramente sarebbe stata un'occasione ulteriore forse di creare le condizioni necessarie per un coinvolgimento diretto per la cittadinanza. Noi abbiamo, è una città questa che vive di simbolismo, abbiamo tre simboli, c'è il santuario, ci sono gli scavi archeologici e poi c'è il Vesuvio. Il nostro presente si ricollega inevitabilmente
finalmente con quella che fu la città del passato. Io peraltro amo spesso dire che Pompei è un po' come due facce della stessa medaglia, in quanto la città moderna convive proprio braccio a braccio con quella antica. E ripeto, è stata veramente questa del film Pompei è una grande occasione per la città, forse non colta, è un treno sul quale non si è saputo salire nella maniera in cui andava fatto. Dottore, beh, una bella soddisfazione raccontare 100 anni soprattutto di una donna che può raccontare tante storie, ma soprattutto una donna di Scafati. Già ascoltare questa stupenda signora Anna Pierepalumbo, che oggi compie 100 anni, è già un piacere. Vedere che parla, argomenta, ragiona in modo impeccabile, ringrazia il medico di famiglia, ringrazia i medici dell'ASL, dell'assistenza domiciliare integrata, che stanno egregiamente portando avanti questa signora, perché poi anche con l'aiuto di tutti, dai medici alle strutture sanitarie del nostro ospedale, che siamo arrivati a questa età. Ma siamo arrivati a questa età con un intelletto, con un modo di eruchiare, con un modo di parlare che è quasi quella di una donna di 60 anni, voglio dire, non è una centenaria, la centenaria non parla in questo modo. E diciamo, perché abbiamo voluto come amministrazione comunale fare questo in biblioteca? Perché la signora ha speso parte del suo tempo proprio con ciò che è alle mie spalle, leggendo libri. E la signora ha letto La Livella di Totò, ha letto il diario di Anna Frank, ha letto la Sacra Bibbia, come poteva fare a non leggerla? Ebbene, io dico che l'allenamento mentale, la lettura, il confrontarsi, il leggere è una cosa che mantiene il cervello assolutamente in grande attività. È come lo sport per lo sportivo: se lo sportivo è in continuo movimento si manterrà allenato col fisico, la signora si è mantenuta invece allenata con la mente, leggendo. Ecco perché ci abbiamo come amministrazione tenuto a fare questa festa qui in biblioteca, perché era il punto giusto per far capire ancora una volta e lanciare il messaggio che la lettura insieme allo sport sono le cose che dai giovani ai meno giovani tutti dovrebbero seguire. Una festa a sorpresa. Volete ringraziare tutti quanti? Voglio ringraziare a tutti, dal più piccolo al grande. Siete stati meravigliosi tutti con me. Vi ringrazio, Dio vi benedica a tutti. Dall'A alla Zera ci sono stati i miei medici che mi hanno curato. Il dottore Padrone è stato il primo. La dottoressa di Nocera, una meraviglia, si alzava dalla sua scrivania. Non lo so, mi sento che qualcuno mi alza qua in tutta questa bella gente. Vi ringrazio a tutti, 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 tutti.